ti cattura. Tra poco darai Isoradio Alessandro De Gerardis, qui con noi live al telefono. Le 22.39 di questa giornata, il primo giorno del mese di febbraio. Questo è Wolf DJ, io sono Max Martinelli e devo dare il buonasera al maestro Alessandro De Gerardis. Buonasera maestro. Buonasera Max, buona serata, che bellezza. Sento un po' di aria così pimpante, anche perché sai, noi a Isoradio siamo un po' più compassati, per cui mi sfogo e mi ricordo di quando ero nelle radio private. cerco di mettercela quella freschezza, perché ce l'hai dentro e sai, è chiaro la radio è questa, insomma, devi stare lì a trasmettere, credo, energia positiva, altrimenti insomma assolutamente sì. E io, guarda, mi sfogo un po' quando faccio le notti, perché c'è un po' più di libertà rispetto al giorno, le notizie sul traffico, e invece di notte ti fai il programma musicale, parli di quello che vuoi, e forse un po' della vecchia radio privata la ritrovo proprio di notte, Isoradio. Che bello avere con noi Alessandro De Gerardis, Rai Isoradio, ma soprattutto caro maestro di musica, hai capito? Insegnante di musica, e fai anche un corso di speaker radiofonico, insomma, Alessandro, parlaci. Esatto, parlaci, sì, alla Bottega del Suono, che è un'accademia musicale capitanata da Marcello Cirillo. Non si fa solo musica, si fa anche teatro e si fa anche radio, e quest'anno ho avuto questa idea di fare un corso di radio per preparare i ragazzi, gli allievi, a fare la radio, perché tra qualche mese la Bottega del Suono aprirà una web radio e saranno i ragazzi preparati da me che faranno i conduttori, e questa è una cosa bellissima. E io sto solo lì a immaginare che scuola gli trasmetterai, cioè se usciranno dei talenti, e questo te lo dico già prima di quindi sarò lì a... io ti ringrazio di questo, io ce la metto tutta e cerco anche di farli divertire, perché poi alla radio è fondamentale stare sempre possibilmente con il sorriso e instaurare con gli ascoltatori un rapporto piacevole, divertente e mai troppo pesante. È chiaro che se poi si affrontano delle tematiche un po' più serie è normale che il tono cambia, però fondamentalmente l'intrattenimento deve essere leggero e deve essere anche divertente. Anche noi vogliamo essere leggeri e vogliamo ricordare, caro Alessandro, tutto quello che accadrà nel mese di aprile. Quindi farai questo spettacolo teatrale ambientato in una radio, scritto e diretto da te. Avete capito? Esatto. Questo avverrà ad aprile, ancora la data è da definire, ma sicuramente ti terrò informato e sarà divertentissimo. Ti posso solo anticipare, perché tanto l'ho già pubblicato su Facebook, il titolo si chiamerà Radio Onda Anomala ed è ambientato in una radio svalvolata dove succedono delle cose assurde che poi alla fine è anche la caricatura di quello che succede spesso all'interno delle radio, perché qui si affronterà anche dietro le quinte, perché spesso gli ascoltatori si domandano ma cosa succederà dietro le quinte di una radio mentre sta andando una canzone, e qualche cosa uscirà fuori anche da qui. E tutta la curiosità quindi sarà lì ad essere, insomma, esaudita, no? In quel che sarà tutto questo spettacolo. Senti Ale, io devo farti i complimenti anche per la tua attività musicale, devo dire, sono andato a sbirciare sul tuo profilo, a parte che metto sempre like perché fai delle cose bellissime, ma soprattutto me ne accorgo dei tuoi like, grazie. Ma ti ho visto lì suonare il pianoforte una sera in un locale, c'era una signora bionda, non so, cantava con questa voce fantastica, poi ho visto anche una ragazza, ma credo ti appartenga molto, tua figlia, vero? Sì, è mia figlia che sta seguendo le mie orme, tra l'altro anche lei fa il corso di radio, ma soprattutto fa la musicista, suona basso, pianoforte, chitarra, batteria, canta, insomma, e sicuramente a parità di età è già molto più avanti di me, perché io ai miei 17 anni non avevo tutte le possibilità che ha lei. Adesso è tutto più facile, con il computer si possono fare le sovraincisioni, le registrazioni, e lei, insomma, devo dire, è già sulla buona strada da un po' di tempo, suona anche in una band, per cui insomma, e la bella cosa è che suoniamo spesso insieme. Ascoltatori di Wolf DJ, mi raccomando, la pagina dei social di Alessandro De Gerardis, ma soprattutto seguitelo su Rai Isoradio, perché la notte è veramente notte fatta di qualità sulla radio del viaggio. A proposito di viaggio e di autostrade, senti, prima di intraprendere la radio,
Tu cantavi. Io cantavo e canto tuttora, però in quel momento, e sto parlando degli anni Ottanta, credevo che la mia strada fosse solo la musica. Poi la radio mi ha definitivamente sedotto e ho scelto la radio, però avevo preparato un disco che siamo nel 1985, che guarda caso il destino voleva si chiamasse Autostrada, e io non sapevo minimamente che sarei andato a finire a Isoradio dopo pochi anni. E tra l'altro sulla copertina di quel disco ci sono io su un cavalcavia di un'autostrada vestito da Autostrada, con una tuta che in pratica imita le corsie di un'autostrada con lo spartitraffico centrale. Io ti devo confessare, stamattina mi hai scritto questo piccolo aneddoto, però io sono andato alla ricerca di Alessandro De Gerardis e ho trovato questo disco, ho detto è lui, infatti poi te l'ho chiesto stasera. Senti, lo facciamo ascoltare, intanto ti ringraziamo. Vuoi fare i saluti agli amici di WAF DJ? Certamente, un saluto a tutti i radioascoltatori di WAF DJ e complimenti a te, Max. Grazie Ale, ti seguiamo lì su Rai Isoradio, ci tieni in compagnia, sempre informati, e buona radio, buona musica, spettacolo, teatro, insomma ti seguiamo, vogliamo vederti sempre all'opera, in gamba. Buona musica anche a te, buona radio, ciao Max. Ciao Ale. Amici, stasera abbiamo avuto il piacere di ospitare anche Alessandro De Gerardis, speaker Rai Isoradio, cantante, musicista, professor, siamo lì, attore, insomma abbiamo tante di quelle cose da seguire su Alessandro, lo faremo sui social. Grazie a te per essere stato con noi qui a Wolf,
ti ringrazio ufficialmente tutto il popolo. Intanto ringraziamo tutte le radio che sono con noi, partendo dallo stretto di Messina. Siamo a Reggio Calabria con Radio Gamma 92.5, Radio Don Bosco a Ragusa, Radio San Marco in Lamis, abbiamo 102 Records. Buonasera agli amici, buonasera a Radio Villa Sound a Villa Faletto Cuneo, buonasera alle web radio, Radio Mille Cuori, Radio Non Stop BM, Italia Radio Network, ce ne sono tantissime di radio che sono con noi. Buonasera agli amici di Agrigento, buonasera a tutti quanti, insomma siete davvero eccezionali ad avvolgerci col vostro calore qui a Wolf DJ. Max Martinelli, Wolf DJ.